Vedendo i video del metodo autobiografico, innanzitutto voglio complimentarmi con voi perché sono tutti interessanti, tutti molto interessanti e profondi. Io personalmente sono rientrata di più in risonanza con l'autoritratto, perché per quanto mi riguarda può contribuire a potenziare di più l'intelligenza emotiva. Con le emozioni che trasmette appunto il disegno. Come voi avete sottolineato al video, non esige competenze artistiche ed è vero, però facendo comunque un autoritratto, un disegno che ha delle forme, delle linee, dei colori, tutto questo ci aiuta a far uscire fuori quello che è dentro di noi, no? E ci può far capire il dialogo interiore e ciò che siamo con noi stessi e anche con gli altri. L'autoritratto è anche un metodo, un ottimo metodo per lavorare col gruppo, per confrontarsi e soprattutto per far uscire fuori la realtà. Perché effettivamente è così, anche se un semplice disegno, schizzo, però noi facciamo uscire fuori quello che è dentro di noi, che è la pura realtà, perché è proprio la magia, chiamiamola così, del disegno, che sembra quasi così naturale, che uno dice ok. Provo a disegnarmi, oppure ci viene chiesto da qualcuno di disegnare, di farci un autoritratto e viene fuori quello che noi siamo in realtà. Per quanto riguarda questo metodo, può essere utilizzato in diverse strutture sociali, perché è così. Profondo, ma anche così semplice.